Allora, buongiorno, 21 calciatori convocati da tecnico Giovanni Simonelli per la partita Cinzia Genzano Nocerino, portieri Amato e Sommariva, difensori Cacace, Cuomo, Faiello, Fiumala, Petruccio, Comante, Santa Maria, Santeramo e Vitolo, i centrocampisti Barone, Castaldi, Coppola, Papini, gli attaccanti Alvino, Ciotti, Fella, Milani, Noman e Sigler. Mancano dalle regole convocati per motivi di situazioni atletiche o fisiche ancora da recuperare o ripristinare al massimo Girardi, Di Pietro e Ramaceschi, si è aggiunto alle defezioni Aragri per la febbre, non fa più parte del gruppo, ce ne dispiace, Sergio Marakis, vista l'impossibilità di procedere in tempi brevi per motivi burocratici al suo tesseramento, al momento Marakis ha preferito, ha scelto di tornare in Portogallo, probabilmente solo un arrivederci se queste situazioni, che non dipendono purtroppo da noi, ma dalla complessità del tesseramento, saranno risolte alla spicciola, alla breve, Marakis magari potrà tornare in gruppo, stavolta a pieno titolo, cioè tesserato. Da martedì si allena col gruppo invece Andrea De Iulis, un calciatore che la Nocerina ha cercato nello scorso mercato di agosto per situazioni riguardanti una pubalgia che doveva essere curata, smaltita, non è stato possibile concludere questo matrimonio ad agosto. Adesso Andrea è praticamente pronto a ritornare sul rettangolo di gioco, ci vorrà circa 20, massimo 30 giorni per portarlo al livello degli altri, però di pubalgia per fortuna non se ne parla più con lui. Abbiamo con noi, avete visto, Marco Comante. Prima domanda Marco, l'anno scorso Viterbese Cinzia finì 3-3, la tua Viterbese doveva festeggiare la vittoria di campionato, 24 aprile, date più o meno a te, infatti. Finì 3-3, tu segnasti pure, la festa non ci fu solo il mandato, quindi attenzione a questa squadra. No, è una squadra formata da giovani interessanti che soprattutto quando giocano tra virgolette con le squadre prima della classe fanno la loro parte della vita. Cioè io ho giocato lì poi in campo lì a Cinzia, che non è bellissimo, non è che si può giocare tantissimo a calcio, e loro sicuramente la metteranno sul piano fisico, sulla battaglia, noi sinceramente non dovremmo essere da meno. Prego, Marco Bruno, innanzitutto, venite la settimana importante dove avete lavorato specificamente, forse prima di tutto come vi state trovando con questo tipo di lavoro e soprattutto sta rendendo sul campo secondo voi, cioè, secondo voi sì, però... Da quello che si vede sì, è normale che il mister è uno che fa lavorare tanto, già ce l'ha avuto in passato, e cura molto la tattica, è normale che poi la domenica, se tu la tua settimana ti alleni bene e fai quello che dice l'allenatore, la domenica i frutti si vedono. Marco, come hai detto, sarà una partita ostica su un campo difficile contro un avversario che presumiamo si schiererà in campo 3-5-2, sarà il vostro compito sarà quello di bloccarla subito, così come avete fatto domenica scorsa in casa, trovate i gol di Milano, poi l'avete gestita a vostro piacimento. Da quello che noi vediamo avete tante armi per sbloccare la verticalizzazione, il gioco palla a terra, il calcio da fermo, Alvino e Barone, specialisti in questo. Su cosa avete lavorato principalmente? Ma noi lavoriamo sempre allo stesso modo, è normale che ogni partita c'è una storia a sé. Come detto tu, dobbiamo essere bravi come domenica a sbloccarla subito, perché quando giochi con queste squadre che si chiudono dietro, sai, man mano che passa la partita, che passa più tempo, è sempre più difficile sbloccarla. Poi loro sicuramente non è che se la giocheranno a viso aperto. Però noi sappiamo che andiamo a affrontare una squadra, è vero che non attraversa un buon momento, però contro la Nocerina tutte le squadre, dalla prima all'ultima della classifica, fanno sempre la partita della vita, perché è normale fare un buon risultato contro di noi e fa sempre piacere. Domenica qualcuno ha provato a chiedere al mister di questo filotto pre-bisceglie. Il mister ha subito ovviamente interrotto il collega, però inevitabilmente ci pensate un po' voi. Arrivare con 12 punti nelle 4 gare che precedono quella con bisceglie sarebbe di fondamentale importanza per la Nocerina. No, guarda, sinceramente dobbiamo pensare prima al Cinzia. A bisceglie mancano ancora 3 partite, ancora lungo, può succedere di tutto.
Noi dobbiamo essere bravi a pensare partita dopo partita, perché se vuoi fare bene un campionato non puoi pensare a quella che viene dopo fra un mese. E per noi adesso la partita più importante è quella col Cinzia, poi viene il Ciampino, poi l'Agropoli, poi il Bisceglie. Marco, 3 punti dalla Laborissa, sta ritornando quel grande entusiasmo per domani, sono già previsti più di appunto 500 tifosi, però questo sarà pure per il Cinzia, sarà per dire, Lo Marco, stimolo. che ne so, oggi ho vinto contro, cioè per esempio la Nocerina, che Aspetta, oggi volevo vincere contro la sì, avevamo vinto, però ho visto vincere. quindi sulla carta anche su questo fattore non sarà semplice. Quello che ho detto prima, quando giocano contro di noi fanno tutti quanti la partita della vita, perché affrontano la Nocerina e poi ogni volta che vai fuori casa la Nocerina porta con sé un 500-600 tifosi. E in Serie D possibile vederli, no? Difficile, impossibile. È normale che noi dobbiamo essere attenti, ci dobbiamo mettere cattiveria e concentrazione come stiamo facendo ultimamente. Poi, come ho detto prima, ogni partita c'è una storia a sé, però se noi facciamo quello che abbiamo provato in settimana e ci mettiamo la giusta determinazione, possiamo vincere tranquillamente. Marco, volevo chiederti un pensiero su un prossimo paio di squadre, Alessandro Bruno che esordiva con una squadra che ha fatto molto bene nei discorsi di Pescara, ovviamente stava, ecco, che sensazioni hai provato con un prossimo paio di squadre che mi ha fatto veramente famiglia, quello No, io sinceramente che Alessandro lo sento anche perché sta a Pescara, poi sono tifoso del Pescara, anche perché mi dà la maglietta, quindi no, è normale, mi fa molto piacere. Penso che per un calciatore arrivare in Serie A sia una delle cose più belle che possa capitare. Da bambino quello sogni. Lui ci è riuscito, sono contento per lui perché se lo merita, è uno che ha fatto tanti sacrifici, è uno che ha fatto veramente la gavetta, non gli hanno regalato niente. Marco, pochi minuti fa abbiamo parlato di calcio femminile e di differenza con quello maschile. Volevo un tuo parere riguardo. Ma è normale che a livello di forza noi siamo tra virgolette più avvantaggiati, però io ogni tanto ho visto un po' di partite, calcio femminile, vedo che sono calciatrici sinceramente, tecnicamente, anche più forti di me, sinceramente. Sono brave, è normale che il calcio femminile ha una sua fisicità e il calcio maschile è un'altra. Poi io voglio ricordare che Gianni Simonelli, ormai tantissimi anni fa, allenò il Giuliano femminile in Serie A, sì, e che è un nostro ex calciatore, Mimmo Giuliano, famoso per essere diventato il signor Vezzali, allena quest'anno la Jesina di calcio femminile. Altre domande? Marco, allora, per quanto riguarda il modulo, è trovato il 4-4-2, poi c'è il 4-2-3-1, si potrebbe anche magari più là poter vedere la difesa a 3. Questo non ti so dire, questo dovete chiedere al mister. È normale che il mister prova tanti moduli, poi lui a seconda della partita sceglie lui, perché questa squadra sinceramente la cosa buona che c'ha è che può fare parecchi moduli, si può adattare in diverse posizioni, i giocatori si possono adattare in diverse posizioni. Posso così? Posso fare io una domanda? Prego, prego, prego. Marco, quanto è importante adesso l'approccio mentale del tuo mister? Cioè, questo, adesso tu hai detto come pensa lui, guardiamo a quello che c'è domani e non a un mese. È importante questo approccio mentale di vivere giorno per giorno per te? Sì, devi vivere la giornata perché non puoi pensare a obiettivi a lungo termine. Come dice il mister, prima dobbiamo, per vincere il campionato, il primo obiettivo che devi pensare è salvarti. Perché se tu ci pensi, parti da 0 punti, il primo obiettivo che tu raggiungi in un campionato è 40 punti della salvezza. Poi raggiungi i playoff e poi dopo i playoff devi pensare a vincere il campionato. E noi, il nostro obiettivo, non dico che è normale, nella salvezza, però dobbiamo pensare partita dopo partita, perché io penso che domenica sia una delle partite più difficili Mi da stimola la concentrazione, quello ma quello è che normale, quello è normale. Allora, adesso ci alziamo in piedi e Manolo, come prima ha fatto Valentina, legge il messaggio. No, Le donne non sono proprietà di nessuno, se non di loro stesse. Non sono la metà di niente, sono persone. Persone che troppo spesso, in nome di un'ignoranza che si ammanta di presunta superiorità muscolare, vengono sopraffatte, umiliate, ferite nel corpo e nella dignità. La violenza sulle donne è subdola, felpata, spesso non gridata, produce lividi nell'anima oltre che nel corpo. Si fa forza e cresce nel silenzio, nell'omertà e nel grigiore di quotidianità, fatti di paura e sopruso. Violenza è anche uno sguardo non voluto, un apprezzamento volgare, un'attenzione non richiesta.
Noi diciamo basta, non uno in meno. Il Dipartimento Calcio Femminile, la Lega Serie B, la Lega Pro, la Serie D sposano il progetto della giornata contro la violenza sulle donne e le calciatrici e i calciatori indossano a polso un nastro rosso, simbolo di passione, coraggio e volontà, ma anche del troppo sangue innocente versato da uomini indegni di tale nome. Lo sport, il calcio, possono e devono essere palestra della persona, insegnando i valori del rispetto di sé e dell'avversario, mai diverso, mai debole, mai inferiore. Abuso di telecamera e fotografi, la stretta di mano tra Marco, Valentina e Giulia. Grazie, grazie a tutti.